Allora, bene, procederemo ora a un test. Metteremo per comodità una canzone che è un minimo conosciuta, sperando che il fatto che non si senta niente se non i bassi aiuti nel non farci togliere il video e l'audio, eccetera. Comunque sì, ho spostato il sub-la per questioni di spazio, vabbè, però il risultato piuttosto è piuttosto identico, anzi il fatto che la stanza sia leggermente a forma di cuneo aiuta ovviamente nella propagazione dell'onda sonora e nell'amplificazione dell'onda sonora, quindi in realtà è anche un po' più rumoroso di quello che era posizionato qui. Comunque sia, senza perderci in chiacchiere, procediamo con il test. Aumenterò leggermente il livello della musica dalla rotella centrale, insomma, dalla rotella dell'audio, e l'audio passerà dal computer al mixer, nell'ampli. Bene, allora, vi faccio vedere un po' come era messo il setup sul mixer. Allora, come avete visto, qua, non so se si è notato, ma comunque se non eravamo al massimo del potenziometro, non che questo voglia dire tanto, però anche per farvi un po' ragionare su come era la preamplificazione. Allora, il computer era al massimo, qua eravamo al massimo sul livello del canale, il main, che è la cosa, il principale, diciamo, è l'uscita principale del mixer era a un terzo della potenza, quindi comunque sia, insomma, era una cosa bilanciata. Come potete, non so se avete visto tanto l'escursione, ma l'escursione, appunto, trattandosi di un Pro Audio, non è elevatissima, si gioca più su altre cose, come appunto la qualità e la linearità della risposta in frequenza. Comunque sia, come, non so quanto avete potuto sentire, non era il sub che distorceva, era l'armadio che vibrava. Insomma, spinge tanto e spinge bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Se siete interessati agli schemi dell'ampli e del sub, quindi del cabinet, mandatemi un messaggio, ci scambiamo le mail e ve li mando. Un saluto a tutti, buona giornata, ciao.